Quanto mi sta facendo incazzare sta roba? Non so neanche se ne vale la pena. Niente. Oh, sta zitta. Lo prende? Non lo so, aspetta, è presto per dirlo. ti prego, me lo lasci fare, ti prego. Sono anche le 3:15. Non che io voglia dormire, per l'amor di Dio. Che pugnet! Ah, ecco chi era. Porca puttana, figura di merda. Dove... Allora. Che figura di merda. Prima che iniziasse il cartone animato, c'era questo signore, alto, biondo, molto anni 80, con un maglioncino bianco, una specie di soffitta che reggeva quella parte introduttiva. Oh mio Dio, che merda, lo voglio schippare! Il signor turns out. Chi è? Chi è? David Bowie. James, oddio, se lo sa James, ti ammazza. Perdonami. Dunque, London Log va a teatro. Siamo a vedere lo show di Snowman. Yay, questo è il palco per adesso, nevica. Sono contentissima. Sono proprio curiosa, perché se sarà muto, dovrebbe essere muto. Pensi che dovrebbe essere muto? Dovrebbe essere muto, secondo me. Come non è scritto. Ma dura 1:40. Speriamo in bene. Perché come mai ridacchi? Senti così. No vabbè. Ti racconto! Lascia stare! Perché non usi il joystick? Sto usando il joystick. Ah, cazzo! Congratulazioni, Go Geek! È meravigliosa questa cosa! Te lo ammazzo con la coda! Ti ho persa? Mi sa di sì. No, mi ha tolto la coda! Come va fuori? Non succede niente. Vabbè, che... si stavano ammazzando. Che ore sono? Che ore sono? Sono le 3:09. Io sto montando e ho dei problemi. Te lo sto risalvando nel frattempo, sono utile, sono utile. Sei perfettamente utile. Io voglio far vedere il mio nuovo bedding. Buono. Dov'è la luce qua? Ta-da! Questa è camera mia. Cosa? Per il piacere di tutti gli stalker. A me piacciono gli stalkers. Com'è stato allora lo show di Snowman? Molto bello. Ho pianto come dei vitelli. Tanti vitelli messi insieme. Messi insieme. Oh. Ho trovato la casella postale che mi fa diventare tutto monetine. Domani mi spostano il conte. Fisico. È il 10, domani me lo spostano. Cacchio, ho ancora il macchia dell'acrilico. Quando domani vedrai questo video, ci tengo a ricordarti che sei tu che hai insistito per farlo. Questo video viene fatto perché stasera noi siamo tornati a casa con due ospiti. Avevamo una macchina. Si abitava tutti vicini, cosa fai? Non dare uno strappo agli amici. Ed eravamo in stato leggermente pietoso, cosa di cui Marta, ahimè, ci è testimone. Marta, se sciaguratamente stai vedendo questo video, non abbiamo parole per dirti quanto ci dispiace. E quanto ti dobbiamo. Tu purtroppo sai tutti i nostri segreti. O ti uccidiamo o ti prendiamo come Inter. Io opterei per l'intern. Oddio. Prima, vedremo come ti comporti. Mamma mia, come firmi tu i porno. Giusto oggi in forum spring era arrivata la domanda, ma tu e Ginger avete due stanze divise o condividete anche il letto? E io ero pronta a rispondere, ma che? Ma abbiamo due stanze divise? Ecco. Vabbè, tranne in situazioni estreme, emergenze, tipo quando il suo letto è circondato di vomito. E cosa ho filmato? Adesso i miei piedi, ciao piedi. Ti giuro, stesso questo momento in cui parlava, e parlava con te o parlava con... E io lo fissavo e avevo la frase in loop nella mia testa. Chissà come sai di buono. Signore, meno male. Ciao Log. No, non mi dà fastidio. Ciao Log.
Io sono il raffreddore del secolo. Potenzialmente. Accelero piano piano così forse non cade. Lo tengo lì con lo sforzo. Ecco. Era sforzo da finire. E mi sono distratta sul camion qua di fianco. Sai che? Adesso lo rileghiamo qua. Non abbiamo niente per legarlo. Tec. Mamma mia. Che donna. Guarda, MacGyver. Legala un po'. Che fa un po' di... Certo, quella volta che sono andata in bagno con... Certo che lo so com'è il bagno del gem. C'era un'altra volta. Con... Il conte. Oh, è un po' che non aggiorniamo sul sito. Guarda che sistemazione della Madonna! Vedo anche dietro! Per extra sicurezza. Ma un nodo no, eh! Non ci riesco in questo stato. Tidal flow? In che senso tidal flow? Tidal del Thames? Appunto. Perché dovrebbe riguardare le macchine? Perché sarà un po' uscito. Ma... Toppa, voilà. Perfetto. Ta-da! Ta-da! L'audio è di là. Chissà se ci sente. Boh, un po' muffled. Forse sì. Un po' alla Barat. Senti, l'abbiamo intervistato, possiamo siamo in grado di dirlo. È vero, è Carla ha l'abitudine di mumblare. Quando è leggermente ubriaco è pure peggio. Just a tiny note. Just a tiny note. C'è niente che Conte non farebbe. Pensa se potesse averle potere. Quando il dandy lo vede. Quando il dandy lo vede. Praises agli eroi, ti dico. Praises agli eroi. Cazzo, sono anni che lo volevo fare io. Lo volevo io, che non ho la macchina. Quando ci siete state che venivo anch'io. Vedi che sei un cazzaro. Sei proprio un cazzaro, sei bravo coglione. Beh, d'altronde sei poi amico del principe dei coglioni. Coglioni, mica dell'ultimo degli stronzi. Il celebro leso è che è l'uomo che amo. Tutto primo ministro comunque, mamma qua di quella città. Povero Conte, isolato. Deportato, ti dico, deportato. Sui treni per Auschwitz. Povera bestia, non c'è neanche internet. Lo Starbucks di Ginevra. Io ne ho dei bei ricordi di quello Starbucks, cosa devo dirti? Io? Ci ha accolto bene. Faceva freddo e lui ci ha riscaldato. Avevamo fame e lui ci ha dato da mangiare. Oddio, da mangiare. Oddio, poi. No, ci ha dato del tè. Insomma, però... meglio di un calcio nel culo. Quasi tutto è meglio di un calcio nel culo. Perché te le righe rosse? Ah, Maslane! No, altri 120, non te le do, Elizabeth, non te le do! Go West! Corso chiaramente. No, se ne va un tesco laggiù. Che tra l'altro 24 ore. E quello dove ci siamo fermate, ti ricordi? Sì. Perché eravamo veramente seriously fucked? Wow, c'è la macchina che esce dalla cosa di Green Hornet. No, che figo. Peccato, lo potevamo tirare via per riprendere. No, vabbè. No, la posizione era troppo. Perché erano uno dei giorni che eravamo wasted, i primi 5 giorni. Ah sì? Tutti i giorni, i 5 giorni eravamo wasted. Quella sera, come al solito, wasted. Tornavamo da Camden. Da Camden, e da dove torneremo? E da dove torneremo? Guarda un po'. E ovviamente c'era bisogno di cibo che assorbisse l'alcol ingerito. E un altro po' di alcol per compensare quel cibo. E quindi avevamo tentato la via del Tesco 24 Hours. Che però era chiuso. Una volta ci aveva messo un po' quel posto, cioè no. No, perché poi ti ripeto, la sua soglia di attenzione è talmente circoscritta, cioè il suo guscio è molto molto ristretto. Quindi oltretutto lui non vede se non è proprio spronato. Ma è un problema un po' comune, diciamo, agli uomini che abbiamo. Cioè hanno dovuto mettersi chiaramente su delle corazze, mettiamola in questi termini. Diciamo che quando arrivano a qualcosa di solito è perché è uno scontro di cervelli. Sì, proprio. Senti un po' il rumore di vuoto at some point. No. Però. Che eco. Però, insomma, poi alla fine, pian piano, sui gomitini, però ce la si fa. Ci arriviamo, lentopede. Lentopede. Lentopede, ma sono più o meno. Io voglio che I want to believe che tu non arriverai il 2 mattina. Per il 2 mattina. Tu arriverai l'1 sera, minimo, né? Uh-huh. Guarda che questo giveaway il Conte come poche cose nella vita comunque. E questo lo taglieremo! Perché ha dei conti in sospeso di cui prendere cura qua a Londinium. Sì. Quindi abbandonerà la sua bella Paris e la sua France, la sua patria adottiva, e tornerà in quel di Albione. L'hai vista la faccia di James? L'hai vista la faccia di James in quelle foto? Ma cosa vuoi che si ricordi? Mamma mia.
come al solito, cioè purtroppo, when it comes to these guys, non puoi mai contare sul fatto che loro si ricordino cosa è successo. Se per disgrazia anche tu non te lo ricordi, è la fine! Abbiamo visto come ci si può ridurre. Appunto. Guardami, un crepo. I'll race you to your beer. Ma sei deficiente? Con uno così? E lui ha chiesto come sempre dritto, sicuro, certo, come un pompiere, certo. Poi dopo, ho fatto. Dopo, who's driving? Teaser, teaser, cazzo. Get it? New cazzo! Loro celebrano l'esi, ma non gli fa da meno. Noi cerchiamo di tenerli testa in tutti i modi che possiamo. Ricordati, mi raccomando, prima entri in confidenza con il tuo manager, poi gli rubi da drink, ok? Perché sennò è brutta, è cattiva educazione. Veramente? Sì! Sì! Povera Marta. È questo il dramma, sì! Veramente? Sì, ma tu non dire niente! Sì, ma tu non hai visto tu niente. Tu non è mai successo niente. La mano Jedi, facciamo! Abbiamo bisogno dello sparaflash dei Men in Black. Quell'uomo ha una save, ha una lightsaber. Quell'uomo ha una lightsaber. È un... Guarda, bravo, bravo. Io però ho l'applicazione per iPhone. Per l'app of the day. Che non possiamo mostrarvi perché... Perché è legato... Stiamo lavorando per voi. È legato allo specchietto. C'è un'applicazione che credo si chiami Light Sword, una cosa del genere, perché non possono usare il nome lightsaber. So che Lucas ha fatto anche i soldi su un aggeggio. Questo lo sapevi? No. L'avevano creato per il mercato della chirurgia cardiovascolare. Con un laser e si chiamava lightsaber, poi quello stronzo non gli ha fatto causa. Che stronzo. Sei una merda. Sì. Comunque. Cioè, quindi, come se avessi problemi a mangiare. Infatti, si capisce, braccine qua, anche tu, un T-Rex. So, un service. Oddio, grazie. Con un Burger King. Pipì e Red Bull, pipì. Sono anche le 3:20, grazie a Dio, il Burger King è chiuso. Vabbè, quindi, per l'app of the day, non mi ricordo esattamente come si chiami, ma... serve per giocare con le light, cioè i due iPhone te li metti in comunicazione Bluetooth e fanno anche i rumori, cioè fanno è bellissimo, io e mio fratello ci giochiamo sempre. E adesso è uno spettacolo. È uno spettacolo che te lo raccomando, guarda. Conte. Lontano, non sei neanche su questo pezzo di roccia. Quando condividete quando siete sotto lo stesso cielo. Sì, è più bello quando siamo sotto lo stesso cielo. Per non parlare di quando si dorme insieme, vero? Service? No. Porca puttana stronza. Oh sì, non lo so. È non tardi. Si capiva. Era un service. Sicuro. Guarda che non si capiva no. Secondo me era il service però. Non si capiva però, mia discolpa, ma vero? Ma francese, eh? Era il service. Ma che è lì? Sì, ragazzi, anche all'ultimo quando è così però, dai. Guarda che... Francese. No, errore. Ma scusa, questa c'è l'M4? Forse non siamo ancora arrivati a Heathrow. Però sì. Sì, guarda l'M4. Va a cazzari. Sti cazzi! Ti inginocchi contro il cielo, perché? Buona, in guest area con Jimmy. Non mi guarda, posso con Raschino. Morire felice. Con Raschino. Perché io devo sempre mettere una possibile data di scadenza dopo i festival estivi? I'm practically begging you. Cioè, siamo tutti dei freak. Però per proprio questo almeno, ci troviamo. Esatto. A posto. E poi farai pat pat sulle mie tre teste. Ti lascio andare. Sto guidando, cazzo. Morto per un pizzico. Anche questo c'è in teatro. E vai, come la Dear Dead Experience. Che questo era più o meno lì. Meno male che la veniva un bel baricentro basso, basso, perché è una macchina culona. Che testa di cazzo. No, cosa sarebbe? Chissà cosa sta inquadrando, forse lì. Perché quando dici qualcosa in coro esattamente uguale, anche il tono, chi pincia prima, l'altra persona che l'ha detto in coro, evviva. Buona fortuna. Dov'è il prossimo service? La mia vescica, la sto palleggiando con la vescica, io guarda.